Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Una delle domande più frequenti che arriva nel gruppo di Studio One sono proprio riferite al mastering. È importante capire che questo processo è delicato e richiede non soltanto uno skill in questo senso, ma anche apparecchiature ed ascolti pro in grado di farci capire, soprattutto sentire prospettive dinamiche che con cuffie semi-pro o ascolti semi-pro messi in situazioni di home recording non ci permettono. Ecco perché gli studi professionali di mastering sono disegnati in un certo modo, progettati e costruiti per far suonare gli speaker in una situazione confortevole. Le apparecchiature che poi fanno parte del parco macchine di questi studi sono poi chirurgiche, spesso pensate e create per migliorare il mix, renderli compatibili con tutte le piattaforme di distribuzione e soprattutto pensati e studiati per un lavoro più accurato. Normalmente, anzi difficilmente, si eseguono modifiche delle curve di equalizzazione che vanno oltre i 2 dB. Ecco perché molte di queste macchine hanno potenziometri a step di mezzo dB. Qualora il lavoro di intervento superi queste soglie è per correggere gli errori nella fase di mix. Consideriamo poi interventi più dettagliati sul segnale mid-side del file stereo, rebalance e cutting quando diventa necessario fare un master per il vinile. Vi invito a vedere il video mastering per il vinile. Si affrontano quindi tutte queste situazioni in cui non ci troviamo in fase di mix, dove invece la concentrazione è sul bilanciamento degli strumenti e voci che lo compongono. Un lavoro più elaborato poi quando si tratta di orchestra. Ecco che nascono quindi studi storici di mastering dedicati proprio ai diversi generi musicali dove gli ingegneri si specializzano meglio sul proprio lavoro. Ma per chi lavora, come spesso accade, in the box, ossia soltanto con il computer, oggi, come mai prima, i software dedicati al mastering hanno fatto passi da gigante. Abbiamo visto tantissimi video sull'argomento su questo canale. Le emulazioni sono super precise, come quelle di acustica audio, ma anche e soprattutto emulazioni di macchine digitali come i Vice. O l'arrivo di nuovi inediti tools di lavoro, come ad esempio Sooth, che ci permettono oggi di riuscire a fare un eccellente lavoro di mastering rimanendo proprio completamente in the box. E tanti pro si stanno spostando in questa direzione grazie all'arrivo di nuovi processori in grado di renderli funzionali. Non a caso questo genere di plugs sono avidi di risorse in grado di inginocchiare facilmente tutti i PC sul mercato. Qual è il tool più professionale al momento? La risposta è molto semplice: i migliori sistemi di mastering the box integrato sono rappresentati nella suite Device. In collaborazione con SoftTube abbiamo ampiamente già affrontato alcuni dei plugin di questa suite nei vari video, oggi li rivediamo tutti insieme con l'aggiunta dell'EQ dinamico EQ1, che rappresenta un altro passo nel transfer da macchina hardware a plugin che SoftTube ha fatto in 3 anni di collaborazione con Vice. Essendo e nascendo quindi già come macchine digitali, la trasposizione in versione software è stata più semplice rispetto a dover creare algoritmi in grado di emulare un comportamento analogico. Ma comunque ha richiesto tempo e fatica, ora ben premiata come vedremo. L'uso delle macchine Vice ed il confronto con la controparte software l'ho già fatta tempo fa, scoprendo proprio un'assoluta parità se utilizzati a 96 kHz, quindi in progetti più pesanti e che stressano ancora di più il processore. All'interno, come vedremo in questi tools, sono state aggiunte delle features nuove e inedite nella versione hardware. Partiamo dal Vice EQ1, uno degli ultimi presentati. Lo strumento più sottovalutato da molti pseudo mastering engineer è proprio l'equalizzatore nella fase di mastering. È forse l'operazione più importante da cui partire per migliorare e scegliere quali frequenze ottimizzare prima di pensare di comprimere tutto e sparare il master con tutta la potenza di fuoco del limiter. Da solo o in accoppiata con altri EQ
e Q1 è in grado di ritoccare in maniera oculata e ipertrasparente il materiale audio che incontra. Non stiamo parlando di un plugin che colora, anzi è proprio il contrario. Grazie alle sue features riesce ad essere efficace come pochi altri e ci aiuta a non commettere errori di fase tra i punti di cross delle bande che stiamo utilizzando. Diamo uno sguardo quindi all'interfaccia. Partiamo dal pulsante di bypass che bypassa il plugin ed è utilissimo perché ovviamente bypassando il plugin attraverso lo spegnimento troviamo dei problemi di ricalibrazione della latenza del plugin, quindi è molto più comodo utilizzare il bypass interno. Due banchi di verifica, quindi possiamo fare un banco A e un banco B con due equalizzazioni diverse, quindi passare dall'uno all'altro. La possibilità di utilizzarlo in modalità dinamica o in modalità linear phase, vedremo poi come utilizzarli, e ovviamente la possibilità di utilizzarlo in maniera mid-side. In questo caso è necessario sganciare i due canali perché ovviamente il canale 1 diventerà l'equalizzazione del mid e il canale 2 diventerà l'equalizzazione del side. In caso in cui invece volessimo equalizzare contemporaneamente tutti i canali, utilizziamo l'opzione gained, che praticamente è il link tra i due canali. Abbiamo poi il gain output e finiamo nella sezione di equalizzazione. L'equalizzatore è composto da 7 bande in cui troviamo il boosting, il tipo di equalizzazione che vogliamo utilizzare, quindi il tipo di shelf o cut o campanatura, e la possibilità di trasformarlo in equalizzatore dinamico, come vedremo, e quindi poi utilizzare le funzioni di threshold per arrivare anche ai controlli che riguardano l'attacco e il rilascio dell'equalizzatore dinamico. Dovremo andare su advanced e qui in questo caso possiamo scegliere di ogni frequenza ratio, release e attacco. Per poterlo poi sentire in solo basterà cliccare su solo. Quindi ogni banda può essere trasformata in queste funzioni e possiamo poi vederla rappresentata qui all'interno del nostro piccolo schermino. Questo per chi adora utilizzare le manopole, eventualmente associarle ad uno dei controller esterni, oppure per chi volesse poi finire nella sezione visiva, quindi nella sezione relativa alla visualizzazione dell'equalizzatore, basterà cliccare sul pulsante Large Screen. In questo modo possiamo cominciare ad utilizzare l'equalizzatore in maniera grafica, per gli amanti di questo genere di approccio. Sempre qui sotto troviamo velocemente le funzioni appunto AB per fare la comparazione tra i due banchi, l'opzione per trasformare il nostro equalizzatore in dinamico o linear phase, il controllo MS, il link tra i canali, quindi mid e side, e l'analizzatore che potremo vedere quando andiamo in play. Qui a fianco troviamo le funzioni principali del nostro equalizzatore, che fanno riferimento alla possibilità di utilizzare un dither interno, quindi escludere quello di Studio One come abbiamo già visto nel Vice DS1, il set degli over, il peak reset quando andiamo in over se lo vogliamo automatico o spento, la possibilità di copiare A su B o B su A, o il canale 1 sul canale 2, canale 2 sul canale 1, oltre alla latenza della risposta dinamica che possiamo vedere cliccando su Browse. Andiamo avanti negli altri controlli e troviamo il meter text in modalità peak o hold, l'analyzer se vogliamo l'analizzatore che ci mostri l'ingresso o l'uscita del nostro plugin, il tipo di analisi, quindi fast slow, hold average e hold peak, quindi se vogliamo un hold sull'average o sul picco, il band menu per capire se vogliamo il menu a destra o a sinistra della nostra banda, e se vogliamo un mouse over ogni volta che ci finiamo sopra, o persistent, quindi un menu persistente ogni volta che clicchiamo poi su ogni singola banda, e lo screen color in modalità Vice o Dunkel se ci piace appunto una modalità più scura. Gli stessi parametri li ritroviamo all'interno dell'interfaccia principale sotto Option. Tornando in Large Screen, cliccando col pulsante destro del mouse, in questo caso abbiamo la possibilità di modificare il tipo di banda trasformandola in dinamica, in shelfing, campana o cut, questo rimanendo in modalità linear phase. Se andiamo in modalità dynamic si aggiunge appunto la possibilità di trasformarlo in equalizzatore dinamico. Qui troviamo il boosting, frequency per intervenire sulla frequenza, il Q della nostra campana e il threshold riferito appunto alla equalizzazione dinamica. Sotto troviamo un altro pulsantino che ci mostra tutti gli altri controlli che fanno riferimento appunto al ratio, attacco e rilascio. Sto utilizzando sempre un brano di Mauto per motivi di copyright. Andiamo a vedere come poter
equalizzare e lavorare accuratamente su questo master. Ho aperto il Vice EQ1 sul master output, quindi resettiamo le nostre curve di intervento attraverso l'utilizzo dei preset che abbiamo qui in alto. Possiamo poi scegliere infatti tra i vari preset o crearne dei nostri, cioè abbiamo anche clean, poterne caricare qualcuno in base al tipo di utilizzo, dehessing, mastering. Quindi abbiamo una macro qua in alto che ci permette più facilmente di scegliere tra i factory preset o di crearne dei nostri e inserirli in questa categoria. Mix bus è lo starting point, quindi chiudiamo le preferenze, abbiamo un piccolissimo già starting point pronto per il nostro mix bus in linear phase, ascoltiamolo. Stiamo. Facciamo caso al tipo di boosting che sto utilizzando e al fatto che non entra distorsione, quindi abbiamo veramente un aumento dei bassi in maniera molto pulita e molto funzionale. È uno degli strumenti preferiti che utilizzo proprio per questo tipo di correzioni in modalità linear phase. Correggiamo anche questa parte in alto del Charleston. Un po' di media rullante. Come vediamo è estremamente trasparente, non modifica completamente il suono come la maggior parte degli equalizzatori, anche quelli più chirurgici come ad esempio Pro Q3, e ci permette di intervenire in maniera molto raffinata all'interno del nostro arrangiamento. Proviamolo in modalità dinamica cercando di applicare più o meno lo stesso effetto, quindi andiamo su Dynamic.
facciamo, sganciamolo e mettiamolo in modalità MS. Il canale 1 lo portiamo a spingere. Andiamo sul side, togliamo dei bassi. Sul mid, sentiamo, bypass. Esageriamo. Sentiamo una B. Una volta terminata l'equalizzazione, procediamo a una piccola compressione utilizzando proprio il DS1.
Vi ricordo che in questo momento sto utilizzando il dithering preparato da DS1, quindi posso anche spegnere quello residente all'interno di EQ1 e ho già bypassato quello di Studio One, quindi sto utilizzando il dithering di DS1 di Vice. Infatti è spento nell'EQ e aperto nel DS1 MK3. Il limiter in modalità Type 2 serve per poter prevenire i true peak, in questo caso evitiamo di andare in distorsione con i true peak. Spegniamo il master. Ascoltiamo senza i plugin di mastering. Utilizzeremo infine il Vice MM1 per aggiungere in questo caso un widening a tutta quanta la traccia, non tantissimo, come vediamo il segnale è quasi tutto su dry. E controllare poi il mastering per iTunes, automaticamente viene limitato appunto a meno 1 come ceiling. Nella maggior parte delle operazioni di mastering non si cerca il colore, ma un intervento di EQ e compressione il più possibile cristallino e non invadente, come in questo caso. Quanto questo ha fatto di Vice nel tempo il leader in questo genere di apparecchiature e ora dei plugin. Molti plugs infatti introducono artefatti, distorsioni che il Vice evita di aggiungere. Questo perché giustamente tutti gli sforzi fatti in fase di mix non siano stati vani e il mix non venga artefatto o distrutto dal lavoro di correzione. Il lavoro che EQ1 fa sul low end è incredibilmente bello e raffinato. Alcuni avranno visto dei video e tentato delle comparazioni con altri EQ di questo tipo, a volte anche più gradevoli o tridimensionali rispetto a EQ1, ma proprio la trasparenza è la caratteristica di questo EQ, non il colore o l'enfatizzazione che alcuni equalizzatori possiedono. La scelta va fatta quindi in questa direzione. Personalmente sono i miei must have plugin, non faccio mix o mastering senza utilizzarli da qualche anno e sono felice che Vice abbia creato una versione software più abbordabile della controparte hardware, che sicuramente è incompatibile con le mie tasche. Consideriamo anche un altro fattore, il prezzo, anche se può sembrare alto, è in realtà molto contenuto, considerando che la versione hardware, che costa qualche migliaio di euro, può essere utilizzata una sola volta, a differenza di quella software, che possiamo aprire più volte nel nostro mixer. Abbiamo già visto altri video, sempre su questo canale, riguardanti i plugin di Vice. Vi consiglio di rivederli e se volete approfondire le tecniche di mix e di mastering, le trovate all'interno del corso di Studio One sulla piattaforma proaudiolearning.com. Presto farò anche un corso apposito da poter replicare anche sulle altre DAW. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering.
Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!